Forza diavolo, Ale, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò e non mi importa se io finirò nei guai, unico amore se non ti ho tradito mai. Dico che siamo tutti dei delinquenti, solo perché ci piace fare incidenti, se ci sarà uno scontro sarà letale. Vi manderemo tutti all'ospedale, oh, AC Milan, oh, AC Milan. Dico che siamo tutti dei delinquenti, solo perché ci piace fare incidenti, se ci sarà uno scontro sarà letale. Vi manderemo tutti all'ospedale, oh, AC Milan, oh, AC Milan. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione link di Passione Maglie, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Usate il codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, i pagamenti sono alla consegna. Ragazzi, ieri sera bellissima live, alla fine io e lo zio Peter siamo andati a letto quasi alle 2, 2 e un quarto. Stancante, ma veramente tanto tanto bella, un'ora e mezza di passione per la nazionale e per il Milan, ma soprattutto come sempre per il Milan. Allora, partiamo un attimino da un focus sulla nazionale. Allora, scusate, mi stavo guardando un messaggio che mi era appena arrivato. Ciao Vale, è il mercato. Allora, il focus sulla nazionale un secondo e poi partiamo a parlare di Milan. Ci sono un paio di cose importanti di cui parlare. Allora, sulla nazionale, una bellissima partita. Ieri sera una partita giocata ad alti livelli da tutte e due le squadre. L'Austria è una nazionale che si è rivelata ostica come poche. Una nazionale che vince di cuore alla grande. E quindi una bella vittoria quella degli azzurri, che probabilmente vale ancora di più per il valore degli avversari. Quindi complimenti a tutti quanti, perché veramente complimenti a tutti quanti. Quando diciamo questa nazionale non ha dentro Milan, e poi quando pensiamo questa cosa ci arriva l'immagine di Checco Ivani che parla con Federico Chiesa quando deve entrare. Un'immagine bellissima che ricorda a tutti che il Milan c'è sempre. Ora andiamo a parlare un attimo di Milan. Allora, ragazzi, il focus di questo video si concentra più che altro su chi uscirà. Allora, oggi il Milan è piuttosto indeciso sui giocatori da mettere sul mercato. Il Milan sicuramente vorrebbe creare un piccolo tesoretto da andare a reinvestire sui giocatori che servono di più, ovvero il trequartista e l'attaccante. Oggi i giocatori che dovrebbero uscire, ne abbiamo già parlato, sono Castiglieco, probabilmente Krunic, se ci saranno le condizioni per farlo uscire. Sappiamo tutti che Krunic è un giocatore che nello scacchiere di Pioli è tenuto molto in considerazione, perché è un giocatore che può ricoprire tantissimi ruoli. Quindi Castiglieco, Krunic, uno fra Leao e Auge, difficilmente andranno via tutte e due, perché comunque uno dei due serve, perché comunque sono stati degli investimenti. Quindi oggi probabilmente più Leao che Auge, e io spero. Anche se su Leao comunque faremo il solito discorso che mi preme fare ogni volta che parliamo di questo giocatore. Questi sono i giocatori che più o meno potrebbero partire dal Milan. E in più si aggiunge Alessio Romagnoli, che in questi giorni sembrerebbe non essere così convinto, ma non tanto per il progetto, ma per il suo utilizzo. Alessio Romagnoli è un giocatore che a cui il Milan sicuramente non può dare la titolarità che spera lui. Il Milan, chiaramente, non potendo dare la titolarità al giocatore, non vuole neanche spendere tantissimi soldi. Quindi Alessio Romagnoli è leggermente indeciso, più che altro per il suo utilizzo, non tanto per lo stipendio quanto per l'utilizzo. Sul giocatore ci possono arrivare diverse squadre. In Italia, prima fra tutte, la Lazio. Si è parlato di un possibile scambio Romagnoli-Luis Alberto, ma io veramente a queste cose credo veramente poco, anche perché, come abbiamo parlato ieri sera in live, Luis Alberto ha un prezzo eccessivo, perché sennò il Milan
avrebbe puntato su De Paul, chiaramente, no? Cioè, se dovevo spendere 40 milioni, c'era la possibilità De Paul, il Milan, guardando il giocatore che è andato via, avrebbe puntato tutto su De Paul. Non l'ha fatto per De Paul, difficilmente lo farà per Luis Alberto. I giocatori che visionerà il Milan sono altri, stiamo guardando che le caratteristiche dei giocatori che il Milan sta guardando per quella posizione sono diverse da quello che può essere Luis Alberto e quella che era De Paul. Ci vuole un giocatore molto duttile che non faccia solo quel ruolo, perché come diceva ieri sera lo zio Peter, attenzione, perché sicuramente il Milan partirà da un modulo di partenza che è quello della stagione scorsa. Però, siccome nella scorsa stagione sono mancati i piani C e D, non tanto il piano B, perché il piano D poi a lungo andare si è trovato ed è stato usato spesso e volentieri. Siamo diventati un 4-4-2, abbiamo provato con Teo più alto per andare a scardinare le difese, ma ci vogliono dei giocatori che siano in grado sia di fare la linea di tre quarti a tre, ma che riescano a giocare magari più sotto punta o che comunque riescano ad andare a rimpolpare quello che è l'area di rigore. Perché a Milan purtroppo nella scorsa stagione sono mancati tanti gol della linea dietro l'attaccante. Dalla tre quarti sono arrivati troppi pochi gol. Sono arrivati troppi pochi gol perché il trequartista non si avvicinava mai all'attaccante. A Cancelanoglu era un giocatore che si muoveva bene tra le linee, ma poi andava poco dentro l'area. Quindi chiaramente mancano i gol di questi giocatori. E il Milan cerca giocatori come Ziyech, che è un giocatore che è molto bravo con i piedi, ma è anche molto bravo negli inserimenti. Un giocatore che la porta la cerca. E questo sarà il futuro della tre quarti del Milan, perché si vuole andare a rinfoltire l'area di rigore. Bisogna andare a creare più occasioni possibili, perché poi alla fine il Milan ha dimostrato che davanti alla porta ci arriva spesso e volentieri. Il problema del Milan oggi è la conclusione, non tanto arrivare davanti alla porta, perché davanti alla porta abbiamo visto che ci arriviamo. Se Castillejo avesse fatto tutti i gol che poteva fare, oggi il Milan probabilmente avrebbe qualche punto in più, sarebbe andato avanti in Europa League e magari staremmo parlando d'altro, no? Piuttosto che di una seconda posizione e dei quarti di Europa League, giusto? Quindi ragazzi, il discorso è tutto questo. I gol, al Milan mancano i gol e i giocatori che si stanno vagliando sono questi. Ma torniamo a parlare delle uscite che potrebbero esserci. Ah, nel frattempo anche Brahim Diaz andrà alle Olimpiadi, quindi il rischio di avere due giocatori come Kalulu e Brahim Diaz che non riusciranno a fare la preparazione con i compagni. Quindi il Milan sta correndo un po' ai ripari, vediamo un po'. Quindi vediamo quello che succederà, ma ne parliamo in altre occasioni. Oggi le notizie sono veramente bloccate, ragazzi. È domenica, quindi inutile non venitemi a chiedere cose strane, perché oggi veramente notizie ce ne sono poche. In uscita anche Andrea Conti e Caldara, perché il Milan ormai non vede più questi giocatori all'interno del progetto, soprattutto Andrea Conti che ha mercato comunque. E la stessa cosa vale per Caldara. Chiaramente per Caldara il Milan non potrà sperare di prendere cifre astronomiche, neanche per Andrea Conti, visti i campionati giocati da questi giocatori. Però il Milan in qualche maniera riuscirà a accumulare un piccolo gruzzoletto da mettere insieme a quello che già aveva previsto di spendere per i giocatori che servono. Per quanto riguarda Leao, ora Leao è giusto venderlo, è giusto tenerlo? Rispondetemi voi sotto nei commenti quello che pensate, mi piace, voglio saperlo. Leao è un giocatore che, come diciamo sempre, a livello tecnico non discute nessuno, a livello mentale lascia un po' a desiderare, l'ha fatto capire diverse volte, e ha parlato anche al suo allenatore in Portogallo. Ha detto che Leao è rimasto fermo 2 mesi perché era svogliato. Quindi questo ragazzo si porta avanti questo problema fin da quando era ragazzino. Fin da quando era, non ragazzino perché è ancora ragazzino, fin da quando era molto giovane. E questa cosa è una cosa che lo può rovinare a livello sportivo, lo può rovinare, perché ragazzi la testa è tutto nello sport. È vero, puoi essere forte quanto vuoi e ne abbiamo di esempi. Vedi Mario Balotelli. Mario Balotelli poteva diventare uno dei più grandi calciatori della storia. Eppure si è fermato a quello che sappiamo, abbiamo visto tutti la fine che ha fatto Mario Balotelli, pur essendo un giocatore che a me piace tantissimo. Però poi la tecnica va in secondo piano quando manca la testa e questi sono i dati di fatto. Niente ragazzi, il video finisce qua, purtroppo ragazzi lo sapete, è domenica, è inutile stare qua a dirci baggianate.
abbiamo fatto il video perché era giusto farlo, raccontarci un paio di cose, per augurarvi a tutti una buona domenica insieme alle vostre famiglie. Più tardi vediamo un po' se non ho tante cose da fare, uscirà un altro video, magari andremo a parlare un attimino di più della nazionale. Nel frattempo vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rossonero, ciao!